7 dicembre 1972, alle prime ore del mattino, da Cape Canaveral, in California, decolla l'Apollo 17, l'ultima missione del programma spaziale Apollo della NASA. Poche ore dopo il decollo, gli astronauti a bordo scattarono quella che, secondo molti, è la foto più diffusa al mondo. Una foto che venne poi rinominata Blue Marble. La foto ritraeva per la prima volta il pianeta Terra completamente illuminato dal Sole e da quella prospettiva aveva l'aspetto di una gigantesca biglia blu, in quanto ricoperta per gran parte d'acqua. Fino ad allora, infatti, l'uomo dava molta più importanza alla Terra che calpestava, ma da quel giorno ci si rese veramente conto di quanta superficie terrestre fosse ricoperta d'acqua. Oggi, a 50 anni da quella fotografia, numerosi fattori stanno mettendo in pericolo la disponibilità e la qualità dell'acqua da cui tanto dipendiamo. In questa puntata esploreremo la vulnerabilità delle risorse idriche, ci concentreremo sull'importanza di uno sfruttamento sostenibile dell'acqua, affrontando la sfida di soddisfare le esigenze della società odierna senza compromettere le opportunità delle generazioni future. Benvenuti alla quinta puntata del progetto Eco più Eco, l'industria del futuro tra transizione ecologica ed economia circolare. Un progetto di terza missione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, insieme a Confindustria Pesaro Urbino e Lega Ambiente Pesaro. In ogni puntata affronteremo problemi legati al nostro pianeta e proveremo a capire come possono i cittadini e le aziende fare la loro parte attivamente e positivamente. Scopriremo aziende del territorio e le buone pratiche da mettere in atto e ne analizzeremo gli aspetti tecnici e scientifici insieme alle università e Lega Ambiente. In questa puntata, come detto, parleremo di vulnerabilità delle risorse idriche e lo facciamo insieme ai nostri ospiti a cui passo a dare il benvenuto. Abbiamo in collegamento la dottoressa Stefania Di Vito dell'Ufficio Scientifico di Lega Ambiente Nazionale. Benvenuta Stefania. Salve. L'ingegnere Marco Romei, direttore tecnico di ASET SPA, una società impegnata nella gestione dei servizi pubblici. Benvenuto. Salve a tutti. E il dottor Marco Taussi, ricercatore in geochimica e vulcanologia per l'Università di Urbino. Benvenuto. Salve a tutti. Dottor Taussi, partiamo subito da lei. Penso che sia utile per i nostri ascoltatori, coloro che ci guardano e ci ascoltano, provare a capire bene come funziona, che cos'è, come funziona il ciclo idrogeologico. Ce lo spiega lei? Sicuramente è utile per capire un po' come le acque di pioggia, le acque di mare, l'acqua di fiume e le acque sotterranee siano tutte collegate tra di loro. Il ciclo idrogeologico ci spiega come l'acqua si muove e staziona nelle parti più esterne della superficie terrestre e tutto parte dagli oceani. Se guardiamo un planisfero ci rendiamo conto che gran parte della superficie terrestre è coperta dai mari, dalle acque oceaniche. Ed è proprio qui che grazie all'energia solare l'acqua evapora formando il vapore acqueo e quindi le nuvole che possono essere trasportate dai venti anche a grandi distanze verso le zone continentali, verso le zone interne. Qua l'acqua può condensare e precipitare sotto forma di pioggia, quando questa è liquida, oppure di neve, quando le temperature sono abbastanza basse. La neve si deposita nel suolo e forma il manto nevoso o i ghiacciai quando solidifica completamente e rilascia acqua nel tempo, in tempi più o meno brevi. Mentre la pioggia che cade sulla superficie terrestre può seguire diverse vie, diverse strade, può scorrere superficialmente formando fiumi e torrenti, canali, può stazionare qualora ritrovi uno sbarramento che sia naturale, che sia artificiale, formando bacini idrici interni come i laghi, oppure può infiltrarsi all'interno del suolo. Infiltrandosi, parte di quest'acqua viene presa dalle piante, dagli organismi per le proprie attività biologiche, essenziali, le attività vitali, oppure può infiltrarsi all'interno del suolo quando questo lo permette, quando abbiamo la capacità del suolo di assorbire acqua, esatto, e va a ricaricare le falde idriche sotterranee. Falde idriche che sono una delle più importanti risorse del nostro pianeta in termini di acqua potabile, acqua utilizzabile. Sia che scorra superficialmente sulla superficie terrestre, sia che si infiltri all'interno del suolo, quest'acqua defluirà in tempi più o meno lunghi, in questo caso, verso gli oceani, verso il mare, e quindi ritornando all'inizio del ciclo idrogeologico dove nuova energia solare lo farà riattivare.
Quindi quello che viene semplificato quando a scuola si parla del ciclo dell'acqua, in maniera molto più, ecco, in poche fasi, però è il percorso che l'acqua fa nel nostro mondo. È importante ripercorrerlo perché lo studiamo fin da piccoli, ma a volte diamo un po' per scontata l'acqua, questa grande risorsa di cui abbiamo bisogno. La diamo per scontata quando in realtà è estremamente limitata. Allora vorrei porre una domanda alla dottoressa Di Vito. Come mai, pur vivendo in un mondo ricoperto per 2/3 della sua superficie da acqua, come ci raccontava appunto il dottor Taussi, in realtà questa risorsa è così poco disponibile? Perché si parla di scarsità idrica? Sì, innanzitutto, come ha spiegato bene il dottor Taussi, c'è una parte di acqua oceanica, marina, ma anche una parte di acqua dolce, che è una minima parte di quello che c'è sulla Terra. E di questa minima parte, una piccolissima, si parla dello 0,6%, è disponibile per l'uso umano. Però l'Italia di fatto è un paese ricco d'acqua. La questione della disponibilità è legata intrinsecamente con la quantità e con la qualità. La qualità deve essere ovviamente idonea per gli usi per la quale la richiediamo. Nel discorso degli usi dobbiamo considerare sì quelli civili, ma anche quelli agricoli e industriali, e spesso questo non è possibile a causa del sovrasfruttamento e dell'inquinamento, ma anche dello spreco. Consideriamo ad esempio sempre che la media nazionale delle perdite di rete si attesta sul 42% secondo Istat, quindi ci sono dei comuni in cui si perde fino all'80% dell'acqua immessa in rete. Non è solo una questione domestica, come dicevamo, ma anche dell'agricoltura e dell'industria. Esistono tecniche per efficientare l'uso dell'acqua riducendo gli sprechi, ma anche che permettono il riciclo, ad esempio, dell'acqua, che però queste tecniche non sono ancora diffuse come dovrebbero. Negli ultimi anni si è venuto a creare un sistema complesso, un insieme complesso tra cambiamenti climatici, mantenimento dei servizi ecosistemici, gestione delle sfere economiche che sono turismo, agricoltura, come dicevamo, la pianificazione urbana, l'edilizia, l'industria. E a questo sistema complesso il sistema di gestione della risorsa idrica attuale non risponde in modo adeguato. È per questo che si parla di scarsità idrica, non parliamo di siccità, parliamo di scarsità idrica, e a questo, insomma, appunto la gestione della risorsa deve cambiare e deve essere più responsabile e sostenibile, perché stiamo comunque andando incontro a una disponibilità sempre meno prevedibile, e quindi bisogna muoversi in questo senso. Ingegner Romei, voi avete come ASET l'onere e l'onore di gestire una risorsa preziosa e portarla direttamente ai vostri utenti, che poi sono i cittadini del territorio. Quindi avete una grande esperienza, avete anche uno storico e immagino anche una prospettiva verso il futuro. Allora, parlando di futuro, esiste secondo voi una concreta possibilità di rimanere senza acqua? Questo problema di scarsità idrica è un problema che si concretizzerà? Purtroppo sì, è un problema attuale ed è un grande problema in termini prospettici per il futuro. Adesso parlerò del nostro territorio, noi ci occupiamo del servizio idrico in alcuni comuni della provincia di Pesaro Urbino. Nella nostra realtà c'è una dipendenza molto molto rilevante da acque superficiali, quindi prendiamo l'acqua del Metauro e la potabilizziamo. Stiamo registrando con frequenza sempre maggiore problematiche estive legate alla siccità, quindi le portate del fiume si riducono in maniera rilevante, i bacini che sono presenti sono bacini con delle capacità molto limitate e pertanto anche in questi giorni, in quest'annata in cui abbiamo avuto un giugno piovoso, ci siamo trovati nel mese di settembre e anche ottobre a dover convocare il Comitato Provinciale della Protezione Civile, che coinvolge tutti i soggetti che si occupano della risorsa idrica, e abbiamo dovuto fare degli interventi. Quindi in questi giorni alcuni sindaci hanno emesso ordinanze per la limitazione dell'uso. Abbiamo dovuto ridurre il DMV, che sarebbe la portata minima da rilasciare nel fiume, perché altrimenti ci trovavamo con
un bilancio negativo e ridurre in maniera importante tutto quello che potevamo fare per limitare il consumo. Per fortuna, ecco, questo periodo è un periodo in cui i consumi, è finito il flusso turistico, quindi tendono a ridursi. Però, ecco, questa è una costante, purtroppo si ripete tutti gli anni. Chiaramente tutti i soggetti che si occupano di questa attività, noi in prima battuta, ma l'autorità d'ambito, sono chiamati a fare uno sforzo di programmazione importante, perché per il futuro dobbiamo ragionare di reperire la risorsa, ridurre quanto più possibile chiaramente le perdite idriche, ma considerate che stiamo facendo molti investimenti in questo senso, soltanto la nostra azienda investe circa 4 milioni di euro all'anno per la sostituzione degli acquidotti, la riduzione delle pressioni. E dall'altro canto devo dire che anche i cittadini ci stanno mettendo del proprio, perché i consumi al contatore si stanno riducendo, la gente fa più attenzione. Noi peraltro, come tanti altri gestori, abbiamo pubblicato sul nostro sito alcune banali regole per risparmiare in casa l'acqua, però diciamo che l'attenzione da parte dei cittadini c'è. Il problema è generalizzato, quello della risorsa, quindi reperire risorsa e gestirla al meglio. Ecco, infatti mi stavo proprio chiedendo se nel momento in cui al cittadino venisse imposto, tra virgolette, una riduzione di consumo, il cittadino rispondesse positivamente, oppure se invece c'è una poca consapevolezza della gravità del problema. Ma forse una totale consapevolezza non c'è, perché in questi anni, con lo sforzo e l'aiuto di tutti, siamo comunque sempre riusciti a portare l'acqua in casa. Però ecco, tutti quanti dobbiamo farci parte in causa, perché effettivamente le problematiche stanno aumentando. Cioè, le siccità estive e le portate dei nostri fiumi si stanno riducendo in maniera importante, quindi è una realtà con cui dovremmo fare i conti. Le regole di cui parlava, i consigli, i suggerimenti di cui parlava, che avete diffuso sul vostro sito, ce ne vuole citare qualcuno? Ma dalle più semplici, insomma, quando uno si lava i denti, chiudere il rubinetto di casa, cercare di fare la doccia piuttosto che il bagno in vasca. La vasca, certo. Lo sciacquone con il doppio comando, quello più con minor portata di utilizzo. Ecco, sono tutti piccoli accorgimenti che uno può mettere in atto, li trova sul sito, ma in tanti li pubblicano in giro, certo. Però devo dire che in questo i cittadini, anche perché poi l'acqua la pagano, quindi pongono una certa attenzione. Tasche, certo, sono piccoli accorgimenti, ma se tutti riusciamo a metterli in pratica possiamo avere un risvolto concreto e importante. Dottor Taussi, finora abbiamo parlato di quantità, abbiamo parlato di scarsità idrica, appunto riferendoci alla poca quantità di acqua che abbiamo disponibile. Spostiamoci un attimo sul discorso della qualità. Quali possono essere i problemi o le minacce legate alla qualità della risorsa idrica? Le minacce che possono inficiare sulla qualità della risorsa idrica sono molteplici, possono essere sia cause antropiche, quelle di cui se ne parla di più, ma anche cause naturali. Tra le cause antropiche possiamo avere sversamenti accidentali di oli, carburanti che, essendo piuttosto stabili, esatto, possono infiltrarsi nel terreno e arrivare a lambire le falde idriche. Oppure possiamo avere rotture di scarichi fognari o un eccessivo utilizzo di fertilizzanti, erbicidi, pesticidi in campo agricolo. Questi composti contengono elementi che sono stabili, possono essere disciolti nelle acque, quindi quando piove l'acqua se ne fa carico, essendo questi fertilizzanti sul terreno, e lo porta in carico fino alla falda sotterranea o lungo il fiume. Ma ci sono anche delle cause naturali che vanno tenute in considerazione, ad esempio le alluvioni. Le alluvioni, come abbiamo visto negli ultimi periodi anche sul nostro territorio, rilasciano delle grandi quantità d'acqua piovana che si riversano su un territorio, a volte che arriva da periodi di siccità. Il terreno non è pronto a ricevere quest'acqua e quindi tende a fluire superficialmente portando con sé tutto quello che trova, materia organica che nel tempo può degradarsi, particelle di suolo che vanno a inficiare sulla torbidità, ad esempio, dei fiumi.
ma anche se quest'acqua scorre al di sopra di zone cementate, asfalti, tutto il particellato atmosferico che si è depositato viene preso in carico, viene trasportato da queste piogge. Un'altra causa naturale importante per le nostre zone costiere è quella dell'intrusione salina, dell'intrusione dell'acqua di mare verso la falda idrica di acqua dolce. Che quindi la va a contaminare. Sì, perché l'acqua salata del mare è più densa e più pesante, quindi tende a infiltrarsi al di sotto della falda idrica di acqua dolce, che invece è più leggera, meno densa. Quindi in questo caso abbiamo un effetto naturale in parte comunque enfatizzato dall'attività dell'uomo, perché lo scioglimento dei ghiacciai rilascia grandi quantità d'acqua negli oceani che ne producono un innalzamento. Anche piccoli innalzamenti si riflettono su un avanzamento di questo cuneo salino e se abbiamo dei pozzi idrici che siano acquedottistici, domestici, irrigui, industriali, ubicati lungo costa, questi estraendo l'acqua in queste zone possono richiamare l'acqua salata, rendendo di fatto inutilizzabile il pozzo, perché l'acqua salata non va bene né da bere né per l'attività irrigua. Certo. Esatto. Anche perché è complicato poi ridepurarla per togliere. Una volta che il pozzo ha recepito acqua salata è praticamente impossibile ripristinarlo. E su tutte queste tematiche come Università di Urbino siamo impegnati da diversi anni su vari progetti relativi al cuneo salino, all'inquinamento da nitrati. Capire l'origine di queste minacce, lo stato del territorio, la vulnerabilità del territorio a queste minacce è fondamentale per poi intervenire e abbassare i rischi. Ma ci possono essere anche delle previsioni, immagino, dei pericoli che stanno per avvenire? Sicuramente. Si può in qualche modo intervenire tempestivamente? Si può intervenire tempestivamente, ci sono modelli che indicano ad esempio l'innalzamento dei livelli marini e quindi si può cercare di capire tramite software più o meno complicati, delle simulazioni, quanto può essere la spinta del mare verso l'interno, ma anche quanto può essere la risposta dell'acquifero. Se un acquifero è di grandi quantità, grandi quantitativi d'acqua, può comunque spingere e mantenere diciamo, la sua stabilità, ecco, senza lasciarsi sopraffare dall'acqua salina, dall'acqua marina. Quindi alcune cose si possono prevedere, alcune cose ovviamente non sono prevedibili come a volte le catastrofi, come possono essere le alluvioni. Nella vita di tutti i giorni, e qui torniamo a parlare con appunto l'ingegner Romei, nella vita di tutti i giorni ci sono anche delle minacce che vanno, come appunto parlavamo, le minacce antropiche legate all'uomo, all'utilizzo che l'uomo fa di queste risorse o comunque non legate a catastrofi ambientali. E ci sono delle minacce che possono appunto contaminare, possono mettere a rischio l'acqua che tutti noi beviamo. ASET come si comporta in questo campo? Quali sono le procedure che mettete in atto per garantire gli standard di qualità che sono poi molto elevati? Sì, i rischi ci sono oggettivamente, soprattutto nei confronti della risorsa, quindi i fiumi, le falde sono oggetto di rischi, possibili rischi spessissimo di origine antropica. Noi nella nostra realtà insomma abbiamo problemi di nitrati di origine agricola in tutta la falda alluvionale qui del Metauro, sul fiume ci sono rischi di scarico, però ecco, l'Italia ha recepito una normativa europea molto stringente per quanto riguarda l'utilizzo delle acque ad uso potabile, quindi una normativa molto spinta che sia i gestori ma soprattutto anche le aziende sanitarie sono chiamati a rispettare, controllare e verificare in continuo. Quindi una piccola realtà come ASET è dotata di un laboratorio accreditato, un ISO 17025, ci sono 6 persone, chimici, biologi, che tutti i giorni lavorano continuamente per effettuare prelievi, controlli e analisi sulle acque, insieme a noi chiaramente l'azienda sanitaria, per dire soltanto nel 2022 ASET ha effettuato analisi di circa 20.000 parametri negli acquedotti che gestisce. Questo per dire che comunque
la buona prassi, la normativa deve tranquillizzare il consumatore, quindi i controlli si fanno in maniera spinta, quindi l'acqua che arriva a casa è potabile. Questo è un messaggio che in tutte le occasioni cerco di lanciare, certo. Perché peraltro insomma, avere acqua potabile dal rubinetto è un aspetto di civiltà e un aspetto che consentirebbe importanti risparmi economici alle famiglie, perché teniamo presente che l'acqua del rubinetto ha un costo di circa 2 euro per 1000 litri indicativamente, quindi parliamo di una differenza rispetto alle acque, certo, che sono vendute al mercato, molto molto importante. E poi c'è un aspetto anche ambientale, perché chiaramente per le acque minerali viaggiano in tir dentro bottiglie di plastica, quindi tutto avere l'opportunità contesto, di certo, averla aprendo un rubinetto mi sembra una cosa che i cittadini devono apprezzare un po' di più. Ecco. Ma anche la comodità di non doverla trasportare, il peso, certo, dell'acqua che compriamo quando andiamo a fare la spesa, quindi sono una serie di risvolti positivi. Mentre parlavo mi è venuta un'altra curiosità: nel momento in cui ci dovesse essere un problema riscontrato da appunto i vostri chimici nei laboratori, si riesce a intervenire tempestivamente sul problema, si riesce a isolare magari una parte di conduttura? Assolutamente, innanzitutto c'è un obbligo di comunicazione immediata ai cittadini, quelli eventualmente interessati, certo, all'ordinanza, quindi c'è un intervento immediato e si mette a disposizione con autobotte risorse alternative di tipo potabile. Quindi assolutamente c'è una garanzia, anche perché ci sono importanti responsabilità di tipo civile, ma anche penale dei gestori. Quindi nel momento in cui le cose vanno bene, i cittadini devono stare tranquilli, perché se ci fosse il minimo problema si riesce a intervenire in tempo, anche perché le analisi non è che le facciamo soltanto in rete, le facciamo anche sulla risorsa a monte, quindi spesso prevenire, riusciamo a intercettare il problema prima e a gestirlo senza interessare minimamente la distribuzione dell'acqua. Quindi i singoli utenti possono stare assolutamente tranquilli. Dal punto di vista personale ci sono tanti vantaggi nel bere l'acqua del rubinetto. Proviamo a capire con la dottoressa Di Vito anche quali potrebbero essere i benefici a livello ambientale, quindi a livello un po' più generale, nell'utilizzare l'acqua che ci arriva dal rubinetto piuttosto che appunto comprarla in bottiglia. Sì, diciamo che ha già accennato bene il ingegner Romei. Tendenzialmente si tratta di gli impatti ambientali sono relativi alla produzione degli imballaggi, quindi delle bottiglie, al trasporto appunto delle confezioni e anche allo smaltimento finale. Insomma, questi sono tutti i passaggi che generano emissioni. E poi anche dobbiamo considerare la generazione di rifiuti, che comunque non sempre vengono avviati al riciclo. L'acqua in Italia, io parlo insomma più in generale, è di fatto quasi ovunque è un'acqua di buona qualità, sicuramente è molto più controllata rispetto a quella imbottigliata, 4 volte più controllata rispetto a quella imbottigliata, però l'Italia appunto ancora ai primi posti al mondo per consumo di acqua in bottiglia, superiamo di più del doppio la media europea, e quindi insomma bisogna anche in questo caso fare un'inversione di rotta. Ce lo chiedono anche ad esempio gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche spenderei anche qualche parola in più insomma su questa nuova direttiva dedicata alle acque ad uso umano, che comunque apporta degli importanti cambiamenti su questa filiera e, apporta insomma ci saranno maggiori controlli lungo tutta la filiera, ci sarà una migliore comunicazione al cittadino, perché questo è importante per convincerlo e per fargli capire la qualità dell'acqua di rubinetto, quindi una migliore comunicazione sia dei dati del consumo ma anche dei dati economici legati al consumo dell'acqua di rubinetto e sicuramente andrà a rafforzare le possibilità di accesso, ad esempio obbligando i ristoranti a dare l'acqua
di rubinetto gratuitamente, cosa che già succede negli altri paesi europei, e in Italia siamo indietro su questo. Come Lega Ambiente, insomma, chiediamo di allargare anche questa distribuzione anche ad altri importanti posti di aggregazione di persone, gli stabilimenti balneari, le stazioni, le autostazioni, gli aeroporti, ad esempio, perché questo potrebbe davvero fare la differenza. Bene, sicuramente già qualcosa sta succedendo. Appunto, lei parlava di aeroporti, stazioni, ci sono sempre più spesso anche i distributori di acqua potabile gratuita. Sicuramente c'è ancora molto da fare. Allora ci vogliamo lasciare, vogliamo concludere questa puntata con un invito. Riproponiamo nuovamente questo invito a tutti coloro che ci ascoltano, ma anche a tutti i cittadini, che è quello di fare ognuno la propria parte, perché anche facendo piccole cose, poi messe insieme, come appunto ci raccontava l'ingegner Romei, possono fare la differenza. Possiamo tracciare la strada verso un futuro in cui l'acqua sia disponibile a tutti, accessibile e appunto facilmente utilizzabile anche aprendo il rubinetto e senza dover avere preoccupazioni di alcun genere. Quindi questo è l'invito, il messaggio di speranza con cui ci salutiamo. Io ringrazio i nostri ospiti, la dottoressa Di Vito, grazie per essere stata con noi, dottoressa. Grazie a voi. Ringrazio l'ingegner Marco Romei di ASET, grazie. E il dottor Marco Taussi che ci ha accompagnato in questa riflessione sull'acqua. Grazie mille. Ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito, tutti voi che ci avete ascoltato, tutti voi che ci avete visto. Vi diamo appuntamento per la sesta ed ultima puntata del progetto Eco più Eco, venerdì prossimo, sempre qui su Fano TV. Grazie e buona serata.